lasciami stare! Sta attivando il raggio traente. Non ce la faccio più! Bada, Robocchio, il gigante ti raccoglie. Eccolo, ecco. Salvi, disgraziato! Chi è che fanno così? Sono io, una povera aspirapolvere, inghiottita dall'astronave insieme a te. E tu, che elettrodomestico sei? Io non ho nulla a che vedere con gli elettrodomestici. Io sono un robot. E allora, se non sei un elettrodomestico, perché ti sei fatto assorbire da questa astronave? Non sono io che mi sono fatto assorbire, è lei che mi ha assorbito. E ora che dobbiamo fare qui al buio? Rassegnarci e aspettare che l'astronave ci abbia smaltiti tutti e due. Ma io non voglio essere smaltito. E neppure io vorrei esserlo. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce aspirapolveri c'è più dignità a morire riciclato che sotterrato. Caccherie. La mia è un'opinione e le opinioni vanno rispettate. Insomma, io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire! Fuggi, se ti riesce! Che cosa sarà mai quel lumicino lontano, lontano? Sarà qualche nostro compagno di sventura, che aspetterà come noi il momento di essere smaltito. Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che sia qualche vecchio computer capace di insegnarci la strada per fuggire? Te lo auguro con tutto il cuore, caro robottino. Addio, aspirapolvere. Addio, robottino! E buona fortuna! Gran Giove! Oh, babbo mio! Finalmente li ho ritrovato! Ora non vi lascio più, mai più! Ma dunque gli occhi mi dicono il vero, dunque sei tu, mio caro Robocchio. Sì, sì, sono io, proprio io. E tu mi hai già perdonato, non è vero? Oh, babbo mio, come sei buono. E pensare che io, invece... Oh, ma se sapessi quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate per traverso. E quant'è che sei chiuso qui dentro? Due anni, Robocchio mio, che sono passi secoli. E come avete fatto a cantare? E dove avete trovato la torcia? E le batterie per accenderla? Chi te li ha dati? Ora ti racconterò tutto. Devi sapere che quell'asteroide che distrusse la mia nave colpì anche il nostro corriere di barattolini. I corrieri si salvarono, ma gli ordini non furono mai consegnati. E i pacchi vengono inghiottiti da questa astronave. Come? Li inghiotti tutti in un boccone? Tutti in un boccone. Per mia gran fortuna, quei pacchi erano carichi di carne in scatola, biscotti, bottiglie di vino, batterie e torce. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare due anni. Ma oggi sono gli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa torcia che vedi accesa è l'ultima che mi è rimasta. E dopo? E dopo, caro mio, rimarremo tutti e due al buio. Allora, babbo mio, non c'è tempo da perdere. Bisogna pensare subito a fuggire. A fuggire? E come? Scappando dalla bocca del portello d'ingresso e rubando una navetta di soccorso.